Bentornate ragazze, non spaventatevi, sì, si vede, lo so che sono struccata e non solo struccata, ma mi sono anche appena alzata. Tutto questo semplicemente perché il video che voglio proporvi oggi riguarda la nostra skincare routine, ossia tutti i passaggi che facciamo la mattina appena sveglie per riuscire a mantenere la nostra pelle pulita, idratata e soprattutto prima cosa che faccio la mattina appena sveglia è lavare accuratamente il mio viso con un latte detergente. In questo periodo sto usando questo di Vichy che è il 3 in 1 Purée Thermal. Questo particolare latte detergente è sia latte detergente che tonico che struccante occhi, quindi è anche molto utile se magari vedete che la mattina dalla sera precedente avete ancora dei residui di matita o comunque di trucco. Ne metto un po' sulla mano e con il viso ancora asciutto, perché l'acqua semplicemente sul viso tende a seccare la pelle. So che può sembrare strano, ma mi sono accuratamente documentata dalla mia dermatologa che mi ha assolutamente imposto di lavare il viso sempre con il latte detergente e mai solo con l'acqua oppure con un sapone, a meno che questo sapone non sia un sapone specifico. Quindi metto un po' di latte detergente sul viso, accuratamente anche sugli occhi, soprattutto se dobbiamo rimuovere il trucco che ci è rimasto dalla sera precedente, anche un po' sotto il collo, e vado a sciacquare. Asciughiamo ora il nostro viso accuratamente con un asciugamano possibilmente in cotone morbido, così che non irritiate troppo la pelle. Una o due volte alla settimana, poi, dopo aver lavato il viso, utilizzo uno scrub. Questo in particolare è della Rilastil ed è il Daily Care Mascara Scrub. Molto buono è anche quello di La Roche-Posay e lo potete trovare anche in farmacia. La pelle del nostro viso, prendendo un po' d'acqua e picchiettandola con le dita in questo modo. Poi prendiamo lo scrub e andiamo ad applicarlo su tutto il viso, concentrandoci sulla zona dove abbiamo maggiori imperfezioni, che di solito è la fronte, il naso e il mento. E facciamo un massaggio circolare anche sul resto del viso. Mi raccomando, il massaggio non deve essere troppo aggressivo, altrimenti irriterete troppo la pelle. E poi risciacquate. A questo punto di solito applico una crema idratante. In questo periodo sto usando questa della Collistar, che vi avevo già fatto vedere in un altro video, e che è una crema per l'appunto di idratazione profonda. È veramente però ottima. Come spesso può succederci, o perché siamo sotto stress o perché l'inquinamento in città è veramente deleterio per la nostra pelle, oppure semplicemente perché siamo predisposte, spesso possiamo avere delle imperfezioni. La prima cosa che vi voglio consigliare in assoluto è sempre di andare prima da un dermatologo e andare a chiedere consiglio a lui su quali sono i prodotti più adatti a risolvere il vostro specifico problema. In alternativa, però, comunque voglio farvi vedere quello che a me è stato consigliato dal mio dermatologo. Per le imperfezioni localizzate mi era stato consigliato dal mio dermatologo questo prodotto che voglio farvi vedere, che è il Mask Plus dei laboratori farmaceutici Creamy ed è un gel. Questo prodotto va applicato localmente, altrimenti rischiate di avere un effetto peeling perché è molto forte e va ad agire direttamente dove il grasso è localizzato, quindi è scontato che non debba essere applicato dopo che avete effettuato uno scrub sul viso, perché in quel momento la pelle è secondo prodotto sensibile. Che dovevo utilizzare in abbinamento con quello precedente era sempre dei laboratori farmaceutici Creamy questa maschera, che è dell'Ester Gram Acne ed è un levigante sebo normalizzante antimicrobico cutaneo. Questa maschera la utilizzo ancora tuttora, non quotidianamente, anche se il trattamento di prima lo prevedeva,
La utilizzo magari una o due volte a settimana perché comunque tende appunto a levigare la pelle e nel caso in cui ci fossero delle imperfezioni vanno proprio via in 3 secondi. Quelli che vi ho fatto vedere adesso sono appunto dei prodotti che mi erano stati consigliati quando avevo gravi problemi di imperfezioni localizzate. La cosa però che ci tengo veramente a sottolinearvi e a suggerirvi è di non improvvisarvi mai dermatologi oppure di non improvvisarvi esperte della pelle, della cura della pelle, perché per dei problemi localizzati cutanei come possono essere i brufoletti, delle macchie, qualsiasi cosa, fate sempre affidamento ad un esperto. Già sulle creme idratanti è un discorso diverso, però vi consiglio veramente sempre di fare prima una visita dal dermatologo e poi di magari scegliere i prodotti basandovi su quelli che vi sono stati suggeriti. Continuiamo comunque con la nostra skincare routine e io utilizzo quindi questa crema che vi ho fatto vedere prima. Applichiamo la crema, ne prendo un pochino e io la applico con il dito un po' su tutto il viso. La cosa importante è non applicare mai la crema nella zona oculare, perché in quella zona i tessuti sono molto più fini, più leggeri, quindi tenderebbero ad assorbire la crema e avreste un effetto opposto magari a quello che volete avere o potreste proprio incorrere in dei problemi di idratazione. Certo, se ve lo dico con la crema messa così non è esattamente serio e professionale, ma va bene lo stesso. Andiamo a spalmare la nostra crema. Io raccomando sempre di fare massaggi verso l'esterno perché così aiutiamo la pelle ad essere più elastica e soprattutto allentiamo anche tutte le tensioni nervose e lo stress che possiamo aver accumulato nei giorni precedenti. Ci sono diversi massaggi che potete fare al viso, però non sempre si ha il tempo e quindi diciamo un'applicazione così veloce portando sempre il prodotto verso l'esterno. Questo è quanto, ragazze, questo è quello che faccio tutte le mattine per tenere pulita e ben idratata la mia pelle. Spero vi possa essere stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacione, ciao!